Nome: Gerolamo. Ma ti chiamano? Da sempre Jimmy. Cognome: Sibilio. Anno di nascita: 1954 d.C. Mare o montagna? Sicuramente montagna. Medico dal? 1978. Specializzato in? Malattie dell'apparato cardiovascolare, medicina dello sport e perfezionato in cardiologia pediatrica. Se dico olé, a cosa pensi? Alla mia giovinezza. Penso alla Spagna, al mio maestro di ecocardiografia, il professor Pablo Juste. Silenzio o una bella chiacchierata? Senza dubbio, una bella chiacchierata. Ora dirigi? Unità operativa di cardiologia UTIC con emodinamica di Pozzuoli. Quanti ricoveri in un anno? Circa 1200 ricoveri, 500 sindromi coronariche acute e oltre 300 di impianti di pacemaker e device. Se dico rete, a cosa pensi? Sicuramente penso alla rete del Lima, in cui siamo stati inseriti recentemente come centro hub regionale di riferimento. Il limite temporale per salvarsi? Il limite temporale sono le 2 ore. Cardiologo significa solo emergenza? Il cardiologo deve essere un clinico e il clinico deve conoscere le varie discipline della cardiologia e soprattutto quello che è la prevenzione cardiovascolare. Il caso che porti nel cuore. È il caso di un paziente con un tumore cardiaco, un sarcoma, operato al cuore e che è vissuto alcuni anni dopo l'intervento cardiochirurgico. Che pensi dell'ipertensione? L'ipertensione è la malattia del benessere. Una persona su due, circa il 50% delle persone, o iperteso o preiperteso. E del cuore in affanno? Ah, il cuore in affanno è lo scompenso cardiaco. Lo scompenso è l'epidemia del terzo millennio. Siete aperti al territorio? Sì, siamo aperti al territorio, ma bisogna fare molto di più. Ti senti un capitano? Capitano come da caput. Lui deve guardare la parte sia organizzativa e soprattutto deve anche disciplinare la squadra. L'obiettivo per il futuro? È sicuramente il miglioramento della qualità dell'assistenza nell'ottica della centralità del paziente, col quale bisogna instaurare un'alleanza terapeutica.